Buonasera. Questa sera ho letto su Facebook un pensiero di un amico che parla dell'entità A. Gli ho chiesto il permesso di farne un video perché potrebbe aiutare molti di voi a capire qualcosa di più. E io gli ho dato questo titolo, Entità A, grazie. Quando penso ad Andrea, il mio pensiero diventa affetto, un amore così grande che può andare oltre le passioni, la generosità, le cose che di solito ci fanno stare bene. È una gioia che è pari al dolore che si può provare nel pensare d'aver vissuto da testimone il martirio di Gesù. Quante volte ho desiderato di poter togliere quei chiodi, medicarlo, pulirlo, accarezzarlo. Andrea è quel grande maestro, capace di spiegarti amandoti e armato solo di pazienza come stanno effettivamente le cose, come si può imparare ascoltando con attenzione quanto è bella in fondo la vita e di quanto umani siamo. Ci sprona a non sprecare il tempo, che qui è tiranno, e ad approfondire il mondo che ci circonda e di cui noi facciamo parte limitatamente. È il maestro che non abbiamo mai trovato a scuola o in famiglia. È una grande opportunità che noi potremmo definire una stupenda scorciatoia che ci permette di giungere a destinazione evitando la lunga e noiosa autostrada che nasconde l'alternativa di paesaggi incantevoli e nascosti, non da cavalcavia e ponti, ma dalla nostra cecità. Spero che Andrea sia felice. Ho paura al solo pensare che gli sia stato vietato di intervenire ancora per il fatto che ci ha detto forse troppo, più di quanto le leggi universali permettano. Quando gli parlo, e lo faccio tutti i giorni, penso a lui con amore. Non gli chiedo favore, ma di starmi vicino, come un fratello carnale, come l'amico di sempre. A volte è successo di avergli chiesto presuntuosamente dei segnali, ne ho ricevuti di straordinari. Non so se si trattasse di coincidenze. Voglio però credere che si tratti di suoi cenni di vicinanza. Il suo amore per l'uomo lo ha portato qui tra noi per darci un dono grande. Peccato non poter ascoltare cose nuove. Ovunque tu sia, Andrea, come ti ripeto sempre, il bene di tuo fratello Enzo ti raggiunga, che la pace, la gioia e l'armonia di tutti gli universi siano sempre con te. Ti illumini quella luce immensa, regalo di Dio inestimabile, segno d'amore. Un abbraccio anche al nostro fratello Gesù e un affettuoso saluto a tutti gli spiriti che un giorno, se Dio vorrà, saranno lì con te ad aspettarci. Ciao dal pianeta Terra.